Il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News, ha dato la notizia del presunto arresto di Alessandro Basciano. Esattamente 30 minuti fa la polizia di Moscova, a Milano, è andata a prenderlo a casa per condurlo in arresto nel carcere di San Vittorie. Il mandato d'arresto con custodia cautelare è per i capi di imputazione di stalking e minacce nei confronti di Sofico Degoni. Nei giorni scorsi, infatti, l'ex GFino, che continua ad avere una relazione fissa con Sofico Degoni, nonostante lei neghi, ha saputo che lei era stata a cena da Cipriani con dei suoi amici della moda milanese, ovvero M.F.E.A.D.P. e a quel punto è corso con la sua macchina per andarla a cercare, incontrando lo stesso M.F., picchiandolo e distruggendogli la macchina per 4.000 euro di danni. Accuse gravissime, ma che l'ex vippone del GF VIP ha smentito su Instagram con due storie, poi cancellate, sono cavolate. Qualcuno gioca su argomenti seri, ma sono cose folli. Gli amici dell'ex GFino hanno smentito a loro volta, ma poco fa Fabrizio Corona è intervenuto, dando altri dettagli e assicurando che la sua notizia è reale. Alessandro Basciano, le nuove parole di Corona. Il mio sito ha dato la notizia dell'arresto e dopo poco lo stesso ha pensato, nella sua ignoranza, di pubblicare una smentita, perché i polli di allevamento mediatici non pensano alle conseguenze delle denunce, piuttosto si preoccupano dei follower. Mi sono stati raccontati tutti i procedimenti penali e le denunce tra lui e Sofì. Adesso lui è in galera per il reato 612 bis, codice rosso. Atti persecutori gravissimi. E pura realtà, i fatti sono gravi e lui è in galera con un'accusa pesantissima. Ho degli audio di lui, che ha avuto il coraggio di mandarmi mentre stava andando a San Vittore, come ha fatto non lo so, l'audio della sorella e l'audio di colui che mi ha dato la notizia raccontandomi i fatti. Imparate il giornalismo, smettete di raccontarci cavolate. La televisione è morta. Viva YouTube, guardate lo speciale su Gurulandia e soprattutto venite a imparare e ad ascoltare a teatro quello che in qualsiasi mezzo di comunicazione nessuno vi farà mai sentire.